Ciao a tutti e a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qua, io e la Ross, sempre così qua. E oggi però ci turchiamo mentre rispondiamo alle vostre domande sulla Corea che ci avete fatto su Instagram. Guarda che glowy! Sì. Oh my god! Cosa ti sei spruzzata già? Ah, il mio. Lo stick del K-drama! Sì. Comunque, lo stiamo perdendo comunque. Siamo qua per rispondere alle vostre domande sulla Corea, quelle a cui possiamo rispondere ovviamente dopo aver vissuto 3 mesi lì, letteralmente. Lei potrà dirci delle sue esperienze. Io potrò dirvi delle mie. Nessuna esperienza? Io zero, purtroppo. Zero esperienza. Quindi, ciao, questo video è finito qua. Fine. Fine. Comunque, ci stiamo preparando per andare all'anteprima di Avatar. Io comincio a giocarmi perché sono una cafona. Ah, e tu inizi, io tranquilla. Devo un attimo, sai, il canale mio, parlare di quello che... Ognuno si tiene il suo. Ognuno caccia. Giustamente. Quindi, prima di tutto, intanto inizio con la base, che tra l'altro è dell'amica coreana. Io che ti spio così, perché questa... I spy with questa top, eye. Questa schifo. Okay. Io le ho detto, comprati questo. Lei guarda, ha comprato il toner, cioè la versione toner. Cioè, no, non si augura. Non va bene, questo invece è solo glow. Molto ovviamente male. Abbiamo fatto tutta la nostra skincare, ma che ve lo dico comprare. A fare. Così intanto prepariamo la nostra pelle. Io l'ho preparata con a questo make-up. Sì, ma tu farai il tuo make-up solito, basico, giusto? Sì. Sì, sì. Io anche make-up farò blu, ovviamente. Vabbè, ormai ho perso quel mood di... Capito? Cioè, ogni tanto torna, sporadicamente. A volte hai voglia di... Però purtroppo sono diventata un po' la basic bitch di turno. Sei un po' pigra. Sì. Così. Ah, il cushion Dior. Mm-hmm. Che quindi non esiste qua in Italia, abbiamo detto. Però top, sia questo che quello di Saloran, top. Passiamo alla prima domanda. Emma ci chiede, da cosa e a chi di voi due è nata l'idea di vivere per qualche mese in Corea? È venuto da sé? Sì, no, abbiamo detto, ma andiamo tipo tantissimo tempo in Corea. Siamo state, sì, lì con Yepta per 10 giorni. E abbiamo detto, è troppo poco. Sì. We need more. E quindi abbiamo detto, ok, poi andremo, organizzeremo. Sì, scherzando, avete pensato quando dite le cose, tipo, facciamo questo. Però ce l'abbiamo fatto alla fine. Sì. Perché molte volte si dicono le cose, però poi rimangono lì, no? Sì. Si perdono un brodo di giugio. Invece noi siamo ragazze che... mantengono la parola. Esatto. Ma che succede a questo? Il correttore si è stratificato malissimo. Vabbè, fa niente. Vabbè. Noi l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto. Perché poi è nata la cosa che un'altra mia amica... andava, mi ha detto che fai, quindi che non fai, io no, non lo so, preso il biglietto, l'ho detto a lei, preso il biglietto, andate. Fine, quindi è stato veramente tutto molto naturale. Mm-hmm. Questa è una cosa un po', è un tasto un po' dolente, non eravamo molto pronte, però effettivamente fa parte dell'esperienza in qualche modo. La full experience. Esatto. Come sono gli uomini coreani a livello caratteriale? Perché mi guardi? Non lo so. Allora, io ho guardato dall'esterno. Diciamo che non è che ho experiencing chissà cosa. Si poteva fare di più, si poteva fare di meno. Da quel che ho vissuto sono particolari. Sono molto diversi da come siamo abituati. È diverso proprio il ragazzo coreano da... cioè, almeno che ho conosciuto io, poi sì, ovviamente ovvio. Ci sono... Sì, è l'esperienza tua, ovviamente. Però non mi è mai successo di conoscere, ecco, un ragazzo italiano caratterialmente così. Loro sono molto in their feeling, nel senso... A parte che se gli gira, prendono e eliminano Instagram, tutti. Potrebbe essere benissimo che state parlando con qualcuno e poi non vi risponde più. Mai più. Mai più, mai più. Mai più. Mai cioè, più. Proprio bye. Forever. Bye. Che mi dicono, è successo questo? Sì, sì, cioè, non stiamo parlando questo. Solo... Fine, via. Di ghosting. Però anche in amicizia, appunto, capita di conoscere persone, maschi, femmine, tutti. Prendono ed eliminano. Basta. Quindi sicuramente diversi. No, su quello diversissimi. Cioè, rimarrete scioccati le prime volte. Penso probabilmente. Proprio una cosa a cui noi non siamo abituati. Cioè, a reagire in questo modo. Anche le prime volte, le cose che ti chiedo. Cioè, capito, portare avanti una conversazione pesante. È faticoso. È un lavoro. Cioè, un lavoro. Ora, poi... tanto scherziamo, è un lavoro, ma veramente è un lavoro. Ti rompi una certa, fai basta, sinceramente. Sono molto 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 meno espansivi di noi, ovviamente. Cioè, abituati agli italiani. No, sono appiccicosi. Sì. Ma non espansivi. È differente, non ve lo so spiegare. Sono un po' degli accolli perché vogliono sempre sapere cosa fai, cosa non fai. Magari è pure il loro modo di farti sapere, magari se non è interessato oppure no. Hanno questa cosa di chiederti, hai mangiato? Sì, cosa raga, fai, capito? Cioè, hai mangiato a pranzo, a cena, esatto. Proprio è d'obbligo. Quindi sì, ovviamente ci sono tante cose diverse. Magari un giorno faremo un video
Magari, cioè, per dirvelo, esatto. Per dirvelo devo viverlo di più. Sì. Quando andremo di nuovo in Corea, magari avremo modo anche di parlare con persone, esatto, meglio, che comunque hanno vissuto anche più, che ne so, un'esperienza di una relazione, esatto, intensa, lunga. Un luogo della Corea che vi è rimasto nel cuore, io ragazzi, i giorni a Busan. Busan, cioè, sì, i giorni a Busan, a parte che era una realtà differente, quindi metteteci anche quello. Sì. Ora, togliete poi il fatto concerto o non concerto, che ok, però proprio Busan come bella città, bella, esatto, bella, le cose, la casa, l'atmosfera, non so, tutto. Mi è stato proprio bello. Mi è piaciuto veramente fare tutto quanto. Sono anche tra l'altro i miei vlog preferiti, quelli che riguardo, riguardo. Quindi penso quello. Un luogo, più che un luogo, una città. Perché poi se vi devo dire un luogo solo che nei 3 mesi ho visitato, che vi dico, oddio, ci penso sempre, non lo so. Cioè, ci sono dei posti? Sì, ci sono dei posti ai quali sono affezionata per quello che abbiamo vissuto, tipo il Tiger. Sì, esatto. Cioè, capito? Tipo il Tiger è tipo un pub, va? Un posto dove si mangia, si beve. Sì. E ci siamo andate così tante volte che, a parte che abbiamo conosciuto il ragazzo che gestisce il posto, lui è diventato nostro amico praticamente, perché sì, eravamo sempre là. E poi, cioè, proprio sono affezionata a quel posto perché siamo andate così tante volte, abbiamo vissuto così tanti momenti lì, sì, capisci? A vedere le partite, cose. Poi veramente, era dove andiamo stasera? Andiamo al Tiger. Qualsiasi posto, però partiamo sempre dal Tiger. Esatto. Poi sì, non si chiama Tiger, noi lo chiamiamo, esatto, Tiger. Esatto, noi lo chiamiamo Tiger. Però, capite, ci sono questi posti che hanno tanti dei nostri ricordi, mm-hmm, più che altro. Questa è una domanda sulla gente. Okay. La gente è molto civile nei confronti dell'ambiente e del prossimo. Posso dire una cosa, mm-hmm, ragazzi? In Corea c'è molto questa cosa di facciata, quindi vi possono sembrare carini, altruisti, però in realtà dipende dalle persone, secondo sì, me. Sì, dipende sempre, cioè, dalle persone. Se tipo andate, però potete comprare qualcosa, andate in un ristorante, sì, mm-hmm. Però non è proprio che magari non lo sono, però letteralmente ci sono proprio differenze culturali. Sì, però anche quando vedono che c'è una vecchietta che non riesce a salire le scale, che c'ha qualcosa di pesante, si fermano a aiutarli. È rarissimo. Mm. Cioè, vanno molto per la loro strada, che sì, potrebbe essere un bene come un male, eh. A volte, cioè, non è bene. Qualcuno casca, cioè, nessuno va lì che lo aiuta. Ci stanno gli ubriachi per strada. Non vi azzardate a toccare gli ubriachi per strada, perché vi uccidono per primi loro. Cioè, li dovete lasciare lì e basta, capite? Preferiscono fare le cose da soli e riuscirci molto da soli. Individualisti. Sì, esatto. Bravo. Quando ci andrete ve ne renderete conto. E vivendoci così tanto tempo, ovviamente l'abbiamo vista più di una volta. Dopo un po' era quasi, neanche ci facevi più caso. Oddio, non è che sono le merde che ti sputano se ti vedono. No, ovvio. Però sono individualisti, sono i cazzi loro. Poi, domanda sulla metro. Se è complicata da prendere, oppure se si capisce dove bisogna scendere, se le fermate sono anche in inglese, bla bla bla. Secondo me è zero complicata. Lei è una complicata, che comunque io non prendeva, sì, tanti mezzi. Anzi, quindi io qui a Milano ho proprio difficoltà a prendere i mezzi perché, cioè, mi sento proprio, sto male. Infatti la metro, quando l'ho presa lì, avevo paura a prenderla, ti ricordi? Cioè, sì, la primissima volta. La primissima volta. Ti ho detto, dai, prendiamo la metro, sì, vediamo com'è. E io, tipo, un po' titubante, ho detto, ma prendiamo. Perché poi lì dovete sapere che i taxi Uber costano pochissimo. Sì, quello sì. Ma davvero poco. Quindi ho detto, dai, per favore, prendiamo un taxi, non lo so. Che poi era il primo viaggio proprio. Sì, sì. Poi alla fine non c'erano. E quindi cioè, per si forza doveva prendere. Sì, era un orario di punta. E quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa, perché comunque, oltre che essere facile, quindi molto intuitiva, leggi, le fermate sì, ci sono anche in inglese. Una delle cose che odio nella metro è il rumore di sottofondo, che c'è tutta tanta gente, quindi si sente un rumore di sottofondo. Lì non c'è, sono tutti in silenzio. Esatto. Tutti per fatti loro. Cioè, il problema non si pone perché, esatto, non parlano. Ognuno è per i fatti suoi, non al telefono. Non hai paura che ti rubano tutto. Quello in generale. Sì. Però capito, in metro in, sì, Italia devi... No, 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 quello sì. Però per quanto riguarda le indicazioni, se avete paura di potervi perdere, eccetera, non dico che è impossibile, ma appunto ci sono un sacco di app. Poi quando vi farò il video vi parlo bene proprio delle applicazioni che dovete avere, eccetera, eccetera. Io mi sarò persa una volta forse per la linea blu. La linea blu è l'inferno. Però a parte quella... Cioè, la 1, quella è la 1. Sì, è quella la 1. A parte quella va bene tutto. Allora, pausa blush perché è importante. Stiamo ancora facendo la base. Noi tra un po' dovremmo uscire solo di casa. Ma va bene. Che ore sono?
Siamo Wonder Woman. Possiamo farlo. Sono quasi le 5. A che ora inizia il film? Posso saperlo? Dov'è? Non lo so. L'evento inizia alle 7. Vuoi rispondere a un'altra domanda sugli uomini? Visto che ce ne stanno tante. Come approcciano? Dai, questo lo possiamo rispondere. Sì, come dai. Approcciano quello nel senso... Posso dire? Molto rispettosi. Sempre. Quella tanto. È la prima cosa. Però come approcciano? Prima cosa, se, non è che approcciano tanto, se... sanno l'inglese. Sì. Magari ci sta anche chi vi guarda. Anche ti ricordi quello sul monopattino che ho fatto in aria? Cioè, ho avuto l'eye contact più lungo della mia vita. Esatto. Raga, una via, il vialone di Honda che è lunghissimo, eye contact tutto il cazzo di tempo. Basta, scomparso nel nulla. Quindi ecco, possono capitare queste cose così. Però finisce lì, capito? Raro che si approcciano. E se lo fanno è perché sanno l'inglese. Magari hanno anche proprio vissuto all'estero. Oppure succede che stile tipo... Oppure ci provano, per carità. Col sì, traduttore. Ma soprattutto in posti tipo quello che vi dicevamo prima, Italia. Sì, dovete no? stare tipo ferme. Sì, se state ferme, sedute. Se state ferme a bere, è meglio. A mangiare, esatto. Magari capita pure qualcuno si siede nella sedia vuota. Sì, la famosa tipo... sedia vuota. Però sempre in modo molto rispettoso. Posso per caso sì, chiederti sì. il cacao talk? Mm-hmm. Posso per caso chiederti il tuo Instagram? Poi magari lo dai se ne va. Cioè. E poi non è che insistono. Cioè, se vedono che. Sì, se tu dici oppure basta, sei un po' fine, così ciao, sì. stranita, vanno via subito. Sì. Questa è una cosa che sono rimasta piacevolmente sorpresa. In Italia non è sempre. Anche in discoteca, raga. Comunque parliamoci chiaro: in discoteca. In Italia non è tanto bello quando ti approcciano, soprattutto in persone un po' così, mm-hmm. un po' che ti toccano, un po' moleste. Sì. Lì mai è successo. Posti affollatissimi. Cioè, proprio posti affollati, veramente che per passare. Sì, sì. Devi no, quello così. L'avevo detto anche la scorsa volta che siamo mm-hmm. state in discoteca. Io mi ricordo, dovevamo passare e si aprivano le acque proprio. Mm. Cioè, hanno quasi paura di sfiorarti perché proprio... magari era inteso male, ho capito. Quindi per quello sono molto rispettosi o impauriti. In ogni dipende. Caso. In ogni caso. Bene così. A noi va bene così. Poi, avete imparato qualche parola o frase in coreano? Ragazzi, dopo un po' vi viene naturale. Ma proprio il vero meno. Sì, ovviamente vero. Le cose... Tipo appunto chiedere la busta al mm-hmm. Pionizom lì al convenience store. Oppure semplicemente, che vi posso dire, ordinare grazie, al ristorante. Ciao, grazie, ciao, entrate nei posti, sì. esatto. Poi ogni tanto sentivi, ci sono delle parole che loro ripetono Genshana. Spesso. Oppure cincia, oh, chua, capito? Cioè tutte queste parole che dopo un po' cominci ad associare. Che magari senti anche nei drama, tra l'altro, quindi esatto, ti sono già a parte anche quello. Quindi ora, se mi chiedete di comporre una frase tipo che tempo fa oggi, non ve lo so dire. Però prossima volta, se andiamo e restiamo di più, sicuro impareremo altro. Però se state, ecco, per lunghi periodi, voglio fare tipo un TikTok o qualcosa, la lista almeno delle 5 parole da sapere, mm-hmm. o le 5 frasi che dovete imparare tipo a memoria, ciao. Questa è scontata, forse l'abbiamo detta anche mille volte, però magari chi non ha visto altri video. Delle loro abitudini a cui siete rimaste scioccate. Scusare a te. Ragazzi, quella è la cosa più... Perché sono sempre così silenziosi, rispettosi, che quando poi li vedi fare queste cose, che per loro sono comunque normali. Super normale. Cioè, ma anche quando c'è... Il coso quello per spegnere le sigarette, quello un po' altino, insomma, non per sì. strada che sputi per strada. Cioè, loro sputano anche in quel coso dove spegni le sigarette. Quindi ti trovi questa, come dire, mare di stagnanza di cosa. E loro continuano a sputarci, ma anche allontanati, cioè, da lunghe distanze fanno quasi una gara di sputo. Quello è un po' così. Cioè, però, per loro è normalissimo. Per loro è normalissimo. Cioè, questo è tipo una delle femmine, maschi, culturali. Indifferenti. Non è tipo una roba da maleducati. Esatto, no, assolutamente. Un po' così, no. Cioè, lo fanno tutti. Poi, ovviamente, una cosa a cui noi non siamo abituati, se voi non siete mai stati in un paese asiatico, quando mangiano fanno tanti versi. Ed è sempre una cosa strana, perché appunto sei abituato che stanno sempre in silenzio, bla 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 bla, e poi senti che... Magari le prime volte vi fa un po' strano, capito? A noi siamo in maleducazione se lo fai al tavolo, invece... Esatto, tipo. Da loro si sente sempre. Quindi sono le piccole cose più che altro. Una volta che ci fate abitudine. Per quanto riguarda invece le carte, tipo del telefono, insomma, le sim telefoniche, ovviamente ne trovate tanti di posti per farle. Io vi dico sempre, vi consiglio di fare quella in aeroporto, almeno arrivate, sta lì e ciao. L'unica cosa, in Corea, se dovete stare, ripeto, 10 giorni, potete anche stare senza. Però se dovete stare lunghi periodi, prendete sempre la sim, quella col numero che può ricevere i messaggi, perché per qualsiasi cosa è comoda. Se vi dovete far spedire qualcosa,
qualcosa, o se vi dovete anche solo mettere in fila un ristorante, vi chiedono appunto di, sì, ti ricordi che di lasciare esatto il numero, cose, quello è comodo avercelo. Quindi io sono stata i primi 2 mesi senza, per fortuna che comunque l'aveva lei o ce l'aveva qualcun altro, se no sarebbe stato un attimino un problemino. Quindi quella è una cosa che se vi posso consigliare, tanto non è che costa tanto, esatto, no, esatto. Quindi ricordatevi solo che non è come prendere una sim nostra, che a prescindere funziona e basta, ma c'è questa differenza solo, diciamo, internet e quella con possibilità di ricevere messaggi, chiamate, eccetera eccetera eccetera. Saresti partita da sola non conoscendo nessuno? Io sono molto indecisa, ma è un'esperienza. Personalmente io parlo per me, io l'avrei fatto. Non so tu, io l'avrei fatto a prescindere. Io sì. Primo, è una città molto tranquilla, potete girare tranquillamente, ci sono un sacco di attività da fare e loro in primis sono una popolazione che fa un sacco di cose da soli anche, quindi non c'è questa cosa di oddio sei da sola, sembra strano, bla bla bla. Potete fare tantissime cose, quindi se volete farlo, fatelo, non vi frenate mai perché avete paura o cose, e poi ci dite come siete trovati. Però endgame. Io mi sono addormentata dopo un quarto d'ora, mi sono svegliata alla fine, ho detto ma che è successo? Ma dove ho fatto tipo, scusate, quindi succede? Dove eravamo rimasti? Ma proprio ho preso un sonnellino, perché non ho mai visto, lo sai, Avengers, no? Sì. Non sono fan Marvel, quindi ho proprio un pisolino, no, bello. È stato un viaggio costoso? Allora, voglio rispondere a una di queste, anche se noi non parliamo mai di soldi o cose, perché poi è molto personale. Dipende cosa volete fare, quanto è il vostro budget. Ovviamente ci sono soluzioni e soluzioni. Se volete spendere di meno, potete spendere di meno. Prendete una camera singola. Ci sono gli ostelli, cioè non c'è bisogno che ve lo dica io, ovviamente. Per star più tranquille, dobbiamo fare le nostre cose e tutto. Abbiamo sempre preso una casa, siamo sempre state insieme. Volevamo la cucina, anche solo mangiare a casa e non sempre fuori, cosa che comunque in Corea è conveniente perché mangiare fuori non costa neanche più di tanto, se mangiate coreano ovviamente. Quindi dipende sempre da voi. In realtà non è una città, non è un paese super costoso per spostarvi con i mezzi, ci sono i mezzi ovunque, vi fate la carta della metro e avete fatto. Le uniche spese grandi sono la casa e ovviamente il biglietto aereo. Poi per il resto i musei sono quasi sempre gratuiti, l'entrata dei tempi, tutte queste cose qua. Quindi dipende sempre dalle attività, dalle cose che volete fare. Se andate ovviamente 2 volte al giorno ai caffè, vi dico, vi partono 30 euro al giorno solo di quelli. Quindi dipende. Comunque adesso noi finiamo di fare il trucco, che perché sennò quando ci sbrighiamo a parlare, fare, io non riesco a fare 2 cose insieme. E vi faccio vedere i look finali quando abbiamo finito. Ok, questo è il look finito. No, è vestita di nero. Non sono vestita di nero, purtroppo. Questo mi sono dovuta mettere. Adesso andiamo, grazie per aver visto il video. Se avete qualsiasi altra curiosità, scriveteci.